Siamo al Treccio lì, dico Mondo Notte ha portato fortuna, un anno fa non era così. Sono qui con Walter, intanto molto conosciuto di Mondo Notte. Questo è un bel locale, complimenti, avete fatto un bel lavoro. E noi con voi possiamo dirlo? Certo, no, forse senza l'aiuto di Mondo Notte non avrei avuto quella spinta che oggi ho e che continuerà a darmi. Allora, innanzitutto benvenuti nella famiglia del Treccioli e quindi della grande famiglia di Mondo Notte. Il barman ha la responsabilità di far bere o di non far bere. Questa è una cosa importantissima che purtroppo in molti locali non si fa. Questo è un lavoro bellissimo, delicatissimo, perché ci sono delle responsabilità, non è solo un divertimento. Come tanti ragazzi pensano, sbagliando anche uno sbaglio che deriva dai datori di lavoro, perché prendono persone non qualificate, non professionisti e abbassando i costi del lavoro alzano l'inettitudine del mestiere. Allora vorrei che tutti i ragazzi come me partecipassero a dei corsi anche basilari e poi facessero esperienza in luoghi come il Treccioli, l'Abitué, il Newport Café che sono i nostri locali e tanti altri locali che fanno parte di Mondo Notte che hanno preso dei professionisti per creare e crescere delle persone che hanno il valore di questo lavoro e la voglia di fare questo lavoro. Secondo me voi siete quelli che possono fare l'ago della bilancia, certo. E moderare nel bere anche lasciando da parte i guadagni, perché tante volte conta anche più il sociale, la salute delle persone che solo il guadagno. Insomma, voi che cosa dite ai giovani che vengono qui, che vedo che ce ne sono tanti, come fate per esortarli a non fare questo? Allora, parlavo proprio di questa responsabilità, il modo di bere. L'ago della bilancia è il barman, lui il cocktail lo deve fare come va fatto, non deve essere educato dal cliente, ovvero mi metti più oppure carica oppure distorci una ricetta di un cocktail che già è fatto così. Allora, quando le ricette sono fatte con le dosi giuste, nel modo giusto, il bere non fa male, sempre non eccedendo ovviamente. Il barman inizia da qui, poi chiedere sempre se risulta un ragazzo che oscilla tra i 17 e i 18 anni, chiedere sempre, importantissimo, la carta d'identità. E terzo, noi siamo l'ago della bilancia, se le persone vediamo che non sono più in grado di bere, dobbiamo smettere di dare da bere a quelle persone. Un importante
forse un segreto, un piccolo segreto, fare una bella lista di cocktail analcolici, come nei miei locali, nei nostri locali io ho fatto. Allora, per evitare di non far, cioè non di, proprio di non far bere, se vuoi una cosa diversa, che non sia per forza alcolica ma gustosa ugualmente, una bella lista di cocktail analcolici. Allora, veloce, programmazione settimanale, ricordacelo un attimo. Programmazione settimanale, martedì e domenica, messaggeria e karaoke per quanto riguarda l'animazione, e pizza e pasta non stop a 10 euro, compresa una bevanda, ideale per comitive e unire persone. Il giovedì, Dottor Why, il primo quiz a premi della capitale per quanto riguarda i locali. Venerdì con Robertino Taddio, a karaoke e messaggeria con animazione. Il sabato lo vedrete con Axel, disco dance, happy music e karaoke. E il mercoledì, serata importante, gay friendly, nella sua complicità, maschiettezza e bellezza. Allora, dall'uomo che non respira, Mondo Notte siamo noi, Mondo Notte siete voi, veniteci a trovare e aderite al contatto Facebook Mondo Notte o al Trecioli Disco Pub, sempre contatto, e sarete riportati sempre su Mondo Notte. Ciao.